della campagna elettorale. C'è chi ci dirà che è troppo presto, invece noi siamo convinti di essere perfettamente in orario. Perfettamente in orario per indignarci e combattere contro l'apertura della caccia che avverrà domani, perfettamente in tempo per presentare il nostro programma elettorale e per parlare di un movimento che a soli 4 mesi dalla sua fondazione si è radicato e strutturato già in maniera importante. Quanti voti conta di portare? Che soglia percentuale puntate per le elezioni? Il movimento animalista, intende schierare il proprio simbolo in tutte le competizioni, quindi parliamo sì del Parlamento nazionale, ma parliamo anche di tutti i comuni, compreso il più piccolo d'Italia. Pensiamo a quanto viene deciso ai vari livelli di governo per quello che riguarda la tutela degli animali e dell'ambiente. Precisiamo una volta per tutte, il movimento animalista è una forza politica trasversale e indipendente, indipendente da qualunque altra formazione politica e che al suo interno ha persone dalla storia politica e personale più diversa che vanno dal centro-sinistra fino al centro-destra e quindi ci sono io come ci sono esponenti dei Verdi, ci sono tutti coloro che sono delusi sicuramente dalle politiche antiambientaliste e antianimaliste che il governo della attuale di questa legislatura del PD ha messo in campo, che sono delusi dall'inconcludenza dei 5 Stelle, che sono delusi dalla politica in generale, gente che non va più a votare. Perché? Perché su tutti questi temi c'è il vuoto assoluto, noi diamo rappresentanza a un mondo importante e naturalmente non ci occuperemo solo di animali e di ambiente, ma di tutta quella che è un'agenda di problemi con cui l'Italia si confronta ogni giorno. Ma è una futura alleanza? Percentuale puntate, onorevole? Noi non ci dedichiamo adesso all'esercizio dei numeri, noi ci stiamo strutturando. Questa mattina vi informo che c'è stata la direzione nazionale con i nostri 250 dirigenti che hanno approvato quelle che saranno le linee guida per la campagna elettorale, il programma elettorale, le linee programmatiche che noi andremo oggi ad implementare con il contributo di tutti in questi mesi e presenteremo in ogni città, in ogni comune, in ogni regione, in ogni provincia, dappertutto. Sentirete molto parlare del movimento animalista e se adesso venite dentro ne sentite parlare direttamente.